Le opposizioni sono concordi nel bocciare questa riforma della RAI. Lei l'ha definita inqualificabile, una riforma pessima, peggio della Gasparri. Davvero andranno via i partiti per far entrare a gamba tesa il governo? Sì, fondamentalmente il governo entra a gamba tesa, perché che cosa succede? Con questa normativa l'amministratore delegato, questa volta con pieni poteri, viene nominato direttamente dal governo senza nessun tipo di cuscinetto. Oggi qualsiasi paese europeo ha una legislazione per cui c'è un cuscinetto tra il governo e la nomina dell'amministratore delegato della televisione pubblica, che di fatto deve essere indipendente. E chi ha una legislazione simile alla nostra, come la Bulgaria e la Moldavia, ha più volte avuto richiami dalle istituzioni europee, perché è impossibile, inqualificabile, inimmaginabile che il governo nomini l'amministratore delegato della televisione pubblica, perché c'è anche una sudditanza psicologica, e quindi noi abbiamo contestato fortemente il provvedimento su tutto questo aspetto. Non ci saranno contrappesi e quindi finiremo davvero peggio dell'Ungheria e della Moldavia? È una possibilità, senza dubbio, perché quali sono i contrappesi? Non ne vedo. Anche la maggioranza insieme al governo può eleggere la maggioranza del Consiglio di amministrazione. Questa è proprio una legge voluta dal PD, targata Renzi, appoggiata dalle false opposizioni che alla fine in aula non fanno opposizione, ritirano anche gli emendamenti, e quindi alla fine c'è sempre un Berlusconi, Renzi che vanno dalla stessa parte. È veramente peggio della legge Gasparri? È peggio della Gasparri, sì, perché la Gasparri non arrivava a tanto, qui è stato realizzato quello che voleva fare Berlusconi, ma che la sinistra all'epoca magari non gli permise appieno, perché c'erano i girotondi, gli intellettuali di sinistra. Questa legge è molto più grave di quella che aveva in mente Berlusconi, e oggi i sindacati, le opposizioni e i vari così intellettuali di sinistra sono tutti fermi e nessuno fa niente. Noi certifichiamo che questa è una cosa gravissima, e il progetto del governo di avere un uomo solo al comando con le opposizioni, che grazie ai tempi contingentati non parlano più, si sta realizzando, ma questo è uno scandalo che non ha niente a che fare con l'idea e le funzioni della democrazia che noi vogliamo rappresentare. Sul canone RAI lei lo pagherà o farà come Salvini, non lo pagherà? Ma io il canone RAI in realtà già lo pago. Mi sembra assurdo che però una televisione pubblica, se non è più indipendente, ed è l'unico motivo per cui nasce una televisione pubblica grazie al fatto che è indipendente, se il governo la occupa, allora dobbiamo fare una riflessione sul motivo per cui noi paghiamo questo canone. L'idea della rateizzazione pagata in bolletta, anche quella la bocciate? Io credo che il canone in bolletta sia anticostituzionale in sé, ma poi soprattutto avranno una marea di ricorsi che alla RAI probabilmente non verrà versato un solo euro. Renzi arriva dove non era potuto arrivare Berlusconi, anche con l'aiuto di Berlusconi. Questa riforma della RAI di Renzi è stata definita peggio della legge Gasparri. La presenza di Forza Italia lei la conosce, la difesa della legge Gasparri, e credo che sia nelle cose, peraltro tanto vituperata, poi in realtà è stata comunque applicata anche da questo governo, quindi tanto rumore per nulla contro la legge Gasparri. Questa riforma della RAI dà troppo potere al governo? Beh, il rischio c'è. Le opposizioni dicono che lo slogan di Renzi potrebbe diventare via i partiti dalla RAI dentro il governo. È peggio della Gasparri, come dicono le opposizioni?